Ciao, sono ubriaco d'amore. E ti scrivo. Cos'è la borsa per una donna? A volte non è un semplice oggetto. Mi negherò di averlo fatto, almeno saprai. No, deve riuscire a contenere il loro universo. Quello che le serve, quello che forse potrebbe tornarle utile, quello che le fa sentire al sicuro. Dal rossetto preferito ai fazzoletti, dal profumo ad una confezione di cereali. Al modo in cui ci lasciano alla fine resta. Insomma, quello che troviamo dentro la borsa di una donna aiuta a capire tanto della sua vita. Scrivere su tela e scrivere su carta non è poi così diverso. In entrambi i casi devi avere qualcosa da dire, ma soprattutto devi sapere come dirlo. Così, quando mi hanno proposto di mettere le mie parole sulle borse, ho da subito accettato la sfida. Mi sembrava una sinergia perfetta. Anche se il sole si spegne, dimmi a cosa serve, non pensarci mai, se poi ritorni sempre. Ma torniamo alle borse. Quello che troviamo dentro la borsa di una donna aiuta a capire tanto della sua vita. E io volevo creare qualcosa che avrebbe potuto descriverla non solo dal suo interno, ma anche dall'esterno. Qualcosa nel quale una donna si sarebbe potuta rispecchiare, esprimere. Tu fare finta di niente, non mi chiedi neanche come stai. Una serie di borse che avrebbero potuto dar voce a quello che una donna ha nel cuore e nella mente. Una borsa per ogni diverso tipo di donna. In ogni cosa ti trovo, perso in mezzo alla gente, non mi chiedo ormai cosa, non mi chiedi neanche come stai. E non mi chiedi neanche come stai. Ragazze, no, è arrivato il cibo, si mangia, No, non è arrivato niente, però questo modello. Ma alla fine ci sono riuscito, usando la cosa più vera e senza filtri che ho, le mie poesie. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Mentirmi di nuovo, fare finta di niente, ti direi che va bene. Anche se il sole si spegne, dimmi a cosa serve, non pensarci mai, se poi ritorni sempre sopra i passi miei. In ogni caso ti trovo perso in mezzo alla gente, in un bicchiere ormai vuoto, non mi chiedi neanche come stai.